L'artista esistenzialista, buona serata a tutti. Questa sera uno scritto, secondo me, tremendamente riflessivo e lettera ad un amico indesiderato per qualcun altro, il Cavaliere Oscuro per qualcun altro, il male dei mali. Quindi tremendamente intimista e introspettivo, una riflessione profonda su che magari ci può accadere, ci potrebbe accadere, da qui proiezione futura ci mancherebbe, vale per ognuno di noi, perché poi è una roulette russa su questa, diciamo, tormentata terra. E quindi, ripeto, lettera ad un amico indesiderato. Siamo stati assieme, probabilmente siamo cresciuti insieme. Non ti ho mai considerato, probabilmente per ciò che eri. Non so da te quanto ho preso, non so quanto ho ricevuto, non so quanto mi hai realmente dato. So che le sofferenze sono state tante, avevo dolori tutti i santi giorni. Ho cominciato a non sentire più gli odori. Poi pian piano non sentivo più le voci, profumi, voci, e poi col tempo non ho visto più nulla. C'erano soltanto macchie, probabilmente i ricordi del passato, questo non lo so. Più passava il tempo e più invecchiavo, invecchiavo e dimagrivo. La vita diventava sempre più complicata. Compassato, una difficoltà dopo l'altra, giorno dopo giorno. Non riuscivo più ad alzarmi dal letto. Una volta ricordo che mise la mano su una sedia, le nocche si arricciarono e finì con le ginocchia a terra. C'era una debolezza muscolare notevole, non reggevo proprio. Eppure, amico indesiderato, il male dei mali mi ha insegnato tanto, il Cavaliere Oscuro. Quante notti abbiamo passato assieme, tutte gelate, avevo freddo, sì, avevo paura. Sapevo che la mia vita si stava riducendo all'osso, non ero più lo stesso. Me ne stavo andando, il mio tempo stava scadendo, ma lì ho capito. Ho capito il senso profondo dell'umana esistenza. E lì vi ho perdonati tutti. Vi ho perdonati tutti perché avevo capito che perdonando voi avrei perdonato me stesso. Me ne sarei andato in pace, tranquillo, senza dare fastidio. Eh sì, perché poi quando sei diverso dalla massa dai fastidio. Amico indesiderato, mi hai insegnato tanto, mi hai dato tanto. Mi hai permesso di capire anche tutti gli errori che ho fatto in questi anni. I rapporti assurdi, pazzeschi, sconclusionati, capricciosi, complicati. A casa, con la famiglia, sul lavoro, con gli amici, con le amiche, con chi non ti ha mai pienamente compreso. Eppure poi col tempo ho capito perché mi facevano male le ossa tutti i santi giorni, mi sentivo lacerare le carni, mi sentivo stracciare dentro, non c'era un giorno in cui stavo bene. Però poi ho apprezzato perché probabilmente il mio tempo stava finendo e quindi pensi di finire alla grande, pensi di finire nel miglior modo possibile. Cerchi di salutare un po' tutti dicendo a tutti: signori, state tranquilli, rimanete in pace. Non potete immaginare il senso profondo dell'umana esistenza, della vita su questa terra, quanto è grande.
La cosa più bella, il ricordo più bello che ho di questa vita, con voi, accanto a voi, sicuramente il dato oggettivo, quello più interessante, quello di spessore, è l'amore. L'amore mi ha permesso di andare oltre. L'amore per voi, per la mia famiglia, per quelli o quelle a cui realmente ho voluto bene, e non poco, davvero tanto, Dio sa quanto. Tutto quello che vi ho dato, ve l'ho dato perché ce l'avevo dentro. Non l'ho raccolto per strada, no, non l'ho raccolto per strada, ce l'avevo dentro. E quindi, signori, in un momento così particolare, laddove credo che un amico indesiderato continua ad insegnare, insegna tanto. Perché nonostante i dolori, nonostante le cadute, nonostante qualche pianto, nonostante le paure che ci portiamo dentro, continua ad insegnarci tanto l'artista esistenzialista. Buonanotte.